Buongiorno ragazzi, siamo tornati e volevo portarvi un po' di sole, un po' di sole, un po' di sunshine. Andiamo a lavorare il nostro punto. Aspetta, qua il nostro punto vita, scusate, vi metto la mia maglietta su così vediamo il nostro punto vita. Siamo a 9 giorni di 21, siamo quasi a metà strada. Come funziona questa challenge? Misuratevi il vostro punto vita, dopodiché fate la foto fronte e lato e fondo e torna. Se volete aggiungere un Be Good sarebbe super intelligente perché questo tessuto aiuta a agire sui grassi sottocutanei e sui liquidi in eccesso perché c'è FIR, infrarossi a raggio lontano. Infrarossi a raggio lontano penetrano nella mia pelle fino a 4-5 cm e mi aiutano a buttare i liquidi perché c'è a problema spesso e volentieri, oltre ovviamente l'adipe. E liquidi. Ah, sai che altro mi metto? Mi metto anche il mio termogenico. Il termogenico perché non ha senso di perdere tempo quando posso abbinare più cose insieme. Io, essendo mamma, io sono molto smagliata qua. Vedi che sono molto smagliata qua. Io ho fatto proprio uno smaglio tour durante la gravidanza, una meraviglia proprio. E ovviamente la mia pelle è più lassa sulla pancia perché mi sono smagliata. Così questi prodotti che metto aiutano anche un pizzico. Non si può curare o rimediare 100% su una smagliatura, ma si può aiutare con la tonicità della pelle. Altre cose che possiamo sempre fare sulla tonicità della pelle è Derma Rolling, questo per tonificare la pelle è una bomba. Ma detto questo sarà un altro tutorial, scusami perché adesso stiamo parlando del nostro allenamento per il nostro punto vita. Scusami, dopo che mettiamo il nostro termogenico, sempre un'ottima idea di asciugarti le mani e non toccare la faccia. Ok, punto vita con un divano. Mi metto contro il divano e mi metto inchinato. In questa posizione, ok, sento già l'attività. È come fare i plank. Noi facciamo plank a terra, ma in questo modo io posso giocare con i fianchi, andando su e giù, trovando il carico a livello del mio punto vita, il carico giusto per sentire il lavoro senza gravare troppo sul cervicale, senza gravare troppo magari sulle spalle. Posso anche mettermi giù su un gomito, anche questo. La cosa importante è di allontanare i piedi fino a sentire l'attivazione del punto vita. Non devo fare tanto altro, ricordate che ho fatto una promessa di provare, non so se ci riesco perché 21 sono veramente tanti, ma ogni singolo allenamento di questo percorso di 21 allenamenti sarà diverso, così non hai lo stesso identico, diciamo, allenamento. Torni indietro sulla mia bacheca o qui o su Instagram, salda lì, da 1 arriveremo a 21, siamo a 9, oggi è il nono, ok? Cambiamo, ti devo dare le spalle, mi metto di qua, così vi posso parlare, mi metto di qua. Mi allungo di qua, sollevo di qua, così posso parlare con voi e guardarvi. Ok, mandatemi un po' di cuoricini per favore. Ma quanti siete proprio così, mani stretti con quei cuoricini? Sono gratis. Grazie, amore mio. E mandatemi un po' di sorrisi. E mandatemi un po' di. Come, ecco le cuoricini. E buongiorno anche a voi. E grazie per questa positività. Allora, la mia vita non è priva di problemi, noia e cagnacci che ti mordono le caviglie con problemi veramente insensati e stupidi. Però positivismo forzato, che cos'è? Positivismo forzato è di non fissare il negativo. Se io fisso il negativo, lo faccio eradicare e prendere piede nella mia vita. Invece, se io provo di fissare il positivo, mandando anche a volte, io vi mando il cuore anch'io. Cuori, proviamo di fare i fuochi di artificio. Aspetta, però sono andato. Fuochi di artificio, ieri non mi è venuto. Vediamo se oggi mi viene. Fuochi di artificio, l'ho fatto ieri. No, mi piace giocare. Dai, fammi riprovare. Mi provo. Fuochi di artificio, perché io non so qual è. Ce l'ho fatto, ce l'ho fatto, ce l'ho fatto. Fuochi di artificio. E così qua. Ok, adesso andiamo a fare un. C'hai presente i twist? Let's twist again, like we did last summer. Cantate. Oh, let's twist again, like we did last year. Do you remember when? Ok,
Perché stiamo twistando? Senti l'addome. Senti l'addome, ok? E tutto questo movimento destra e sinistra ci aiuta con il punto vita. E se metto la musica che mi piace e comincio a fare i twist, ti aiuta anche con il punto vita. Ho detto 21 elementi, tutto diversi, e proviamo di lavorare meglio, meglio, meglio con un punto vita. Io devo dire, 9 giorni fa mi sono letteralmente preso qua. Ho detto, che è questa roba? Che è questa roba? Mi sono veramente innervosita con me stessa. Ma che è? Ok? E allora, anch'io comincio, devo dire, già 9 giorni vedo che sono più snella. 9 giorni a metà del nostro diciamo, percorso. E io personalmente, avendo ogni anno che passa, io devo lavorare purtroppo un po' di più per mantenere il mio corpo, perché c'è sarcopenia, osteopenia, rallentamento metabolico, e per, diciamo, rallentare tutto quello, non lo posso fermare, ma rallentare quello, io ho bisogno di lavorare tutti i giorni. E uno potrebbe dire, ah, ma che noia, che barba, che noia, che barba, ma fare 20-30 minuti la mattina per me stessa, ragazzi, ti fa partire meglio con la giornata. La giornata è più bella. Ok, ultimo esercizio. Andiamo. Adesso io adoro questo. Mi vado qui, ok? Giù, su, ginocchio. Giù, su, ginocchio. And su. Attenta la schiena, ovviamente, non flettere troppo. Se ti dà fastidio la schiena, se ti dà fastidio la schiena, fai tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ok? Giù and su. Tiro, giù, su, tiro, ancora, e su, scendo, su, addominali tirati dentro, stiamo per fare il volo dell'angelo là, go ancora, e su, e scendo, e su, ancora 4, e su, ancora 3, e su, ancora 2, su, ultima, 1, e su. Lo so, quando faccio queste cose ci sarà, ah no, mi fa male, mi fa... Modifica, fai un variante, modifica, cambia qualcosa e ti aiuta a avere comunque un risultato così. Scendo, salgo, ginocchio, scendo, salgo, ginocchio, scendo, salgo, ginocchio. Uno, and su, tiro dentro l'addome, due, tiro dentro, su, and facciamo ancora 8, su, 7, su, ancora mancano 5, 5, and 4, and 3, ancora, and 2, and 1, è il nostro 9° giorno, è andato. Memorizzate questi video, mandami un like se vi piace, mandi dei cuori, perché io mando cuori sempre a voi perché vi voglio bene. Cuori, 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 eccoci qua, cuori per voi, passate una giornata provando di fissare il bello. Lo so che è difficile quando ti rompono le scatole, non è un'altra parola, ma c'è, siamo in fascia protetta, così provate. Quelli che veramente ti rompono le scatole, fai questo esercizio, provi di immaginarli proprio circondati di luce e poi sorridente, ma non parlante. Provi di bloccare la loro energia così, sorridi con il cuore, chiudi gli occhi, sorridi con i denti, sorridi con il cuore, senti come il cuore sorride quando sorridi con i denti, è una questione meccanica, sorridi, e cominci a pensare a tutto quello che è bello, no? Fiori e sole e tramonti, albe, baciare con tuo amoroso tutta la notte, sarebbe bello, cani, gatti, bambini, pensate a tutto quello è positivo, sorridi, ridi, ridi con me, ridi, 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 ok, ti sto provando di far sorridere, ma vedi come ti cambia l'energia, e quello veramente funziona a livello epigenetica sulla risposta proteica della produzione proteica delle tue cellule, pensa quanto è intenso e incredibile questo corpo. Muah! Baci da me, passate una giornata figatosa, ci vediamo domani con il 10° di 21 e fatelo perché ti fa bene. Ciao!